sabato e domenica. Buongiorno Anto, come va? Buongiorno Massimiliano, bene, grazie. Tu? Voi? Bene, 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 bene. Buona giornata, sono le 7 questa mattina. Oggi siamo le 7 del 18 luglio. Andiamo a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, a scoprire un centro calabrese con una grande storia. Da quasi tutte le finestre di San Demetrio Corone si vede il mare. Questo paese, in provincia di Cosenza, situato tra la Sila Greca e il Monte Pollino e circondato da grandi uliveti, domina tutta la piana di Sibari. Qui, da circa 6 secoli, si sono trasferite le popolazioni albanesi sfuggite all'invasione turca dei loro territori d'origine. E San Demetrio Corone può essere definita la capitale culturale di questa Albania italiana che continua a coltivare le proprie tradizioni. A San Demetrio Corone, in passato, la vita si svolgeva nelle ghitonie, veri e propri cortili in cui le persone del vicinato ancora oggi condividono molte attività. La gente in questi spazi chiacchiera, lavora, si conosce meglio e a volte si sposa anche con riti curiosi. Buongiorno signore, buongiorno a tutti, ma cosa state preparando? Io me voy stogliet. Ah, vabbè, ma lei, signora, mi sta parlando nella vostra lingua, in arbresh, no? Mi parli in italiano, cortesemente. Sto facendo un vestito albanese per una sposa. Una sposa, quindi sarà una sposa fortunata? Sì, sì. Ma come vengono preparati questi abiti? Quanti giorni di lavorazione occorrono, soprattutto? Quasi 15 giorni per fare solo questo vestito qua. Insomma, una vera e propria opera d'arte artigianale. Artigianale, sì. E la sposa sarà felice. Felicissima. Beato chi se la piglia. Beata, sì. Sono qui Megnus e Megnedunder, con uno sposo e con una sposa intenti nella gara della torta nuziale. Questa gara diventa fondamentale perché chi dei due sposi riuscirà a portare a sé una porzione maggiore diventerà anche il capo della famiglia, così si dice. In questo caso comanderà la sposa. E questo è il collegio di Sant'Adriano, dove ogni anno si svolge il festival della canzone arbresh, cioè italo-albanese, un'arte che inizia da molto lontano ma che continua nella tradizione. Ah, stanno facendo le prove. Quello è il cantautore Pino Cacozza, vincitore di diverse edizioni del festival. Le bocce sono un gioco antichissimo, a cui qui a San Demetrio sono molto affezionati, tanto che gli hanno destinato un grande bocciodromo. Scusate cari amici, o in questo caso cari colleghi, ma giocando a bocce si può imbrogliare? Si può imbrogliare assolutamente, questo è un gioco molto serio, perché si deve, prima di tutto ci vuole molta concentrazione e allora non è possibile imbrogliare, non è possibile. E qui non ci sono solo tradizioni antichissime, anche l'arte contemporanea comincia a farsi spazio. In agosto il Collegio di Sant'Adriano, centro culturale per eccellenza di San Demetrio Corone, ospiterà la Biennale Magna Grecia, una mostra internazionale ai confini dell'astrazione. E intanto vi saluto da questo bellissimo angolo di Calabria, ricco di storia. Noi intanto non abbandoneremo questa regione, anzi ci ritroveremo anche domani. E vi saluto in compagnia degli Spasulati Band con la loro versione acustica del reg Arbresh. Così stanno le cose, lo diciamo anche noi. E noi ci vi salutiamo, domani. Ci vediamo ovviamente domani, buon sabato. Ciao. Buon sabato, domani mattina alle 7. Minuto più, minuto meno. Ciao. A domani, buon sabato.